Parla tifoso dell'Azzurra. Siamo tornati con altre notizie interessanti direttamente dal cuore del nostro club. Come sempre, è un piacere essere qui con voi per parlare del nostro amato momento e delle ultime novità. Quindi, prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto sul Napoli. Ora mettiamoci al lavoro! Dopo l'elettrizzante scontro contro il Real Madrid in Champions League, dove purtroppo abbiamo perso 2-3, il tecnico Rudy Garcia ha tenuto una conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona, e siamo qui per raccontarvi tutti i dettagli. Rudy Garcia ha iniziato analizzando la partita, evidenziando la correzione di rotta all'intervallo che ci ha permesso di tornare più forti nella ripresa. Ha sottolineato l'importanza del controllo del centrocampo e della pressione sui giocatori chiave del Real Madrid. Inoltre a fine partita ha elogiato il pubblico, dimostrando che capiamo il calcio e che c'è ancora tanto da fare in Champions League. Per quanto riguarda il rendimento della squadra rispetto al Real Madrid, Garcia ha affermato che giochiamo allo stesso livello e che dobbiamo credere nelle nostre capacità. Ha riconosciuto la qualità dell'avversario, ma ha sottolineato che pensavamo di aver fatto meglio dopo l'uno contro uno. E per quanto riguarda la questione della coppia Nathan Østigard, il tecnico si è detto ottimista, sperando di contare sul ritorno di Rahmani e Juan Jesus, che gli daranno delle opzioni. Ha elogiato la prestazione dei giovani difensori e ha immaginato un futuro promettente per la squadra. Infine, per quanto riguarda i rigori, Garcia ha spiegato che esiste una lista obbligatoria per i battitori e che a Zielinski è stata data una possibilità a causa delle sue prestazioni passate. E il risultato non poteva essere migliore, con un bellissimo gol. Allora tifosi, cosa ne pensate di queste dichiarazioni del tecnico Rudy Garcia? Crediamo di essere sulla strada giusta per raggiungere il successo in Champions League. Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi le tue opinioni e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per altre notizie, esclusive dal Napoli. Insieme siamo più forti. Forza Napoli sempre!